Se parliamo di come funziona la creatività, io scelgo di credere che il nostro pianeta non è abitato solo da animali, piante, batteri e virus, ma anche da idee. Le idee non hanno un corpo materiale, ma possiedono una coscienza e di sicuro sono dotate di volontà. Sono mosse da un unico impulso: essere rese manifeste. E l'unico modo in cui un'idea può essere resa manifesta nel nostro mondo è grazie alla collaborazione di un essere umano. Come facciamo a superare la paura della pagina bianca? Come mai uno scrittore non dovrebbe assolutamente uscire di casa senza il suo taccuino? Ed è possibile arrivare alla fine del processo creativo soltanto con l'ispirazione? E ancora, che cosa c'entrano le comete con le idee? Queste sono soltanto alcune delle domande a cui cercheremo di trovare una risposta durante il nostro percorso insieme. Un percorso in cui scriveremo moltissimo, perché c'è un segreto che non tanti rivelano, e cioè che per diventare scrittori il primo passo è mettersi seduti e scrivere. Quindi insieme ci alleneremo, ci eserciteremo, scriveremo e cercheremo di trovare quella famosa stanza tutta per sé che in tanti hanno cercato ma che non sempre è a portata di mano. Un luogo tutto per noi da dedicare esclusivamente alla nostra creatività. Io sono Lucia Gaiotto e questo è Una stanza tutta per sé.